a tutti ragazzi, Nick Di Donato con voi. Oggi vi faccio vedere come cambiare questo logo, che è il logo del blocca schermo della nostra Edrush. Come potete vedere, io ho già il logo cambiato, il mio logo personale. Vi faccio vedere come fare per cambiarlo. Entriamo nella funzione in Global Settings, nella funzione USB Transfer. Quindi ciò che facciamo per caricare i nostri impulse response, blocchi, rigs e quant'altro. Si aprirà la nostra cartella Edrush della pedaliera e, come potete vedere, insieme alle quattro cartelle principali dove carichiamo impulse response, rigs, eccetera, troviamo un file con la scritta lockscreenlogo.png. .png è un'estensione di un file vettoriale dei loghi, che sono praticamente file immagine con il logo scontornato e senza sfondo. Per poter cambiare questo, appunto, lock screen logo è proprio il logo che vedete sulla Edrush quando inserite il blocca schermo, che per il momento sarà il logo di Edrush. Per poter cambiare questo logo basterà prendere un nostro file PNG, in questo caso io ho il mio logo personale Nick Di Donato, rinominare il file con questa scritta qui, lock screen logo. Occhio che la scritta ha per ogni parola la lettera principale in maiuscolo. Quindi scriveremo lock con la L maiuscola, screen con la S maiuscola e logo con la lettera con la L maiuscola. In questo modo. Lo prendiamo, lo portiamo all'interno della cartella Edrush, lo sostituiamo. Io vi consiglio, prima di fare questa operazione, di prendere questo file, quello originale con la scritta Edrush, e di portarvelo in una cartella, in modo che se lo vorrete rimettere praticamente in originale, lo avrete da poter sostituire. Poi sostituiamo con il file che noi abbiamo precedentemente rinominato. In questo momento il file che abbiamo rinominato sarà all'interno della directory principale di Edrush. Sincronizziamo. Ed ecco qui che la nostra Edrush, oltre a sincronizzare e trasferire i nostri rig, i nostri impulse response, i nostri blocchi, avrà sincronizzato anche il file lock screen logo che servirà quando andremo a cliccare il blocca schermo. Grazie a tutti, buon divertimento e buona musica.